All'inizio della stagione 1994-95, dopo il Mondiale, ebbi la malsana idea di iniziare a supportare l'Inter. Iniziai a supportare la beneamata un po' perché mi innamorai di Nicola Berti e del suo ciuffo durante la competizione iridata, un po' perché in famiglia erano tutti gobbi, ad eccezione di mio padre, ed ho sempre amato essere un unicum o giù di lì. Non a caso, in seguito, avrei spesso votato per partiti da 1% poco più. La stagione 1994-95 fu per me formativa. Lo scudetto lo vince la Juventus, come in precedenza ha fatto e in seguito farà svariate altre volte, e la mia beneamata arriva dietro tutte le più o meno big. Sesto posto e posto in UEFA conquistato all'ultimo secondo dell'ultima giornata, con un colpo di testa di Marco Del Vecchio a beffare il Padova, costretto così allo spareggio per rimanere in Serie A dopo una stagione gagliarda, e il Napoli, che aveva pregustato un posto in Europa. A metà di quella stagione, l'Inter era stata rilevata da Massimo Moratti, figlio di Angelo e sinonimo di successi per mio padre, che iniziò a sua volta a seguire il calcio, beato lui, quando la grande Inter di papà Angelo vinceva tutto. Prima che Massimo vinca tutto, dovranno passare parecchi anni. Ma intanto, dall'avvento del figlio d'Angelo, i giornali sportivi si scatenano con ipotesi di acquisti pazzeschi. Si parla di Romario, di Schuker, di Cantona. Arriveranno dei giovani di belle speranze dal Sud America, Javier Zanetti assieme al più quotato avionsito Rambert e Roberto Carlos, oltre che Paul Ince al posto di Cantona dello United, e, per 8 miliardi delle vecchie lire, un attaccante sin lì di provincia, Maurizio Ganz. A 27 anni, viene da un'ottima stagione in Serie B con l'Atalanta, ma sono anni che in Lombardia segna parecchio tra Brescia e Bergamo, e prende la maglia numero 23. Durante la sua prima stagione, la 1995-96, realizza 15 reti in tutte le competizioni, ma l'Inter non va oltre un settimo posto, che comunque vale l'accesso alla Coppa UEFA nella stagione seguente. Ed è proprio nella stagione seguente, proprio nella competizione continentale, ad avere il più importante exploit in carriera. Con 8 reti diventa capocannoniere della competizione e porta i nerazzurri in finale. Dopo aver perso l'andata per 1-0 contro lo Schalke 04, la beneamata vince gli sgoccioli grazie alle reti di Manzamorano e del Rive Rigori. Il 21 maggio 1997, San Siro è tutto esaurito, Javier Zanetti scazza con Hodgson ed ai rigori la beneamata perde la finale. Sarà l'epilogo di una stagione che vedrà Ganz realizzare 20 reti in 48 gare in tutte le competizioni, meritando così il soprannome di El Seigne Semperlu. L'estate del 1997 sarà quindi l'estate dell'approdo di Luis Nazario da Lima a Milano. Ganz diventa una riserva, un po' come un Woody dinanzi all'avvento di Buzz Lightyear in Toy Story della Pixar, uscito 2 anni prima, viene messo in uno scatolone, facendoci ricordare ancora una volta come la gloria sia transitoria. Nel dicembre di quello stesso anno fa come faranno in seguito lo stesso Ronaldo, ma anche due grandi attaccanti che in prima battuta hanno vestito il nerazzurro come Bobo Vieri e Ibrahimovic. Passa al Milan, ed in qualche forma diventa un simbolo dei rossoneri, aiutando i suoi a vincere uno scudetto all'ultimo respiro. E se qualcuno ricorda con nostalgia il fenomeno Ronaldo, che il Remore non ha avuto a festeggiarci addosso dopo un gol in un derby, o ancora lo sfortunato Bobo Vieri che nulla vinse in nerazzurro, nonostante le oltre 100 marcature, io voglio ricordare con nostalgia il segna sempre lui, primo attaccante dell'Inter Morattiana che un giorno arriverà a vincere tutto in grado di farmi sognare.